che ringrazio te e ringrazio. Ah, beh. Sono io che ringrazio te e l'amico Carmelo Meazza di questa, di questo invito, in questo incontro che è sempre arricchente, bello, in un posto stupendo, e questo aiuta anche a, ad apprezzare la bellezza del filosofare e del confilosofare insieme. Quindi sono io che ringrazio. Contestualmente chiedo anche scusa di essere il peggiore di tutti, ma comunque questa è la pena che vi hanno inflitto. Il tema era questo. Quando Pintus mi chiamò per dire dimmi un tema, sinceramente mi trovavo in una situazione un po' quelle situazioni un po' veloci, e dettai questo titolo Metafore ai mistici. E come chi mi conosce sa, ai titoli non corrisponde, dati da Chitto non corrisponde totalmente un titolo troppo semplificato. In verità vorrei dirvi come l'utilizzo della metafora nel pensiero mistico in qualche modo mi consenta anche di parlare dell'esperienza sapiente, in verità. E quindi vi darò e vi torturerò con alcune riflessioni che nascono da alcuni percorsi che nella mia formazione mi hanno particolarmente colpito e mi hanno convinto soprattutto di una cosa, e cioè che la condanna generale che è stata data alla mistica in qualche modo nascondeva anche una condanna generale a quello che era stato il pensiero metafisico, il pensiero della ulteriorità piuttosto che della alterità. Benedetto Croce, e lo cito con qualche sussulto, credeva di invalidare tutta l'esperienza mistica attraverso un argomento che suonava in questa maniera: i mistici cadono in contraddizione perché invocano una ineffabilità e indicibilità della loro esperienza usando le parole. Questo era un argomento tipico non solo da parte di chi non voleva niente a che fare con un pensiero religioso o mistico, ma anche sovente di buona parte di una teologia e di una teologia mi verrebbe dire razionale, se non fosse implicato altro. Croce, come tutti gli obiettori o come tutti quelli che manifestavano un senso di distacco dal pensiero del misticismo come qualcosa di afilosofico, in qualche modo avrebbe dovuto cogliere altro. La ineffabilità dell'esperienza a cui il mistico, e lo metto tra virgolette, vuole introdurre è in fondo la stessa figura dell'ineffabilità della verità, del discorso sulla verità che troviamo, mi permettete, in Platone? Mi permettete nella tradizione ontologica platonica? Nell'esperienza mistica subito vi voglio dire una cosa, da non confondere con l'immagine volgare del misticismo. Vorrei essere preciso, non si tratta di mistica come di una esperienza volgarmente immaginata. La parola mistica, come tutti loro sanno, viene da quel muo, quel verbo greco che vuol dire fare silenzio. La metafora, il linguaggio del mistico deve vedere qualcosa con il silenzio, ha a che fare con il silenzio. Certo, il silenzio che non è quello dei sassi, come intendeva Croce, per cui la contraddizione si poteva dare nel misticismo, nei mistici che scrivono molto, parlando del silenzio. Non è il silenzio dei sassi il silenzio del misticismo. Il silenzio del misticismo è il silenzio delle parole che non contano. È il silenzio delle cose che non contano, della parola. Non vorrei qui evocare echeggiamenti heideggeriani che non mi sono simpatici, ma di parole scontate, ordinarie e non
efficaci. È il silenzio dell'inutile. Allora, questo ha a che vedere con la filosofia? Sì, questo è l'assunto della mia chiacchierata con voi, delle proposte, delle mie riflessioni. Ha a che vedere con la filosofia? Sì, perché il silenzio in quanto tale non interessa. Ma se il silenzio è relativo all'assoluto, se è relativo alla verità, il silenzio che si fonda sull'esperienza della verità, allora non può questo silenzio che essere loquace. Non può che essere loquace. Ecco perché il silenzio è spazio di parola, ma spazio di parola evocativa. Spazio di parola che nasce dalla parola originaria, che nasce dall'unica parola originaria. È silenzio che fa eco, ma come tutti loro sanno, l'eco in qualche modo si allontana dalla portata dell'orecchio, ma non fa disperdere la parola medesima che siamo costretti a rammemorare. Il linguaggio del mistico ha bisogno di amplificare l'eco, ha bisogno di attraversare il significato. E allora, prendendo questa espressione a prestito da Katamer, non posso non dire che qua ha a che vedere con la filosofia. Significati reconditi. È per questo che il linguaggio mistico per definizione è metaforico. Perché non può non essere ricco di significato, non può non stringere il significato, e deve farlo con il suo contrario, la parola stessa. Ma proprio perché abita la metafora, allora il pensiero mistico è vivo. Proprio perché è concreto, proprio perché la metafora è esperienza, fa perno sulla esperienza. Fa perno sul concreto. Non c'è metafora che non evochi l'esperienza esistenziale, e la concretezza si apre sempre alla interpretazione, all'attualizzazione, alla riattualizzazione. Allora la metafora che offre il contenuto concreto diventa anche il contenuto e lo strumento per poter dare alla concretezza dell'esperienza il significato dell'ulteriorità, se volete dell'alterità, ma di un'alterità che non è semplicemente l'alterità dell'altro scontato, ma dell'altro. Immagini, paragoni, parole distorte, torsioni linguistiche, figure, sono, come dire, il concreto del significato del linguaggio mistico. Ma se questo concreto è evocato, ed è evocato in un'esperienza qualificata, non può questa esperienza qualificata se non essere l'esperienza qualificata della coscienza. E se mi permettete, uso questo termine, come l'ho desunto da una scuola dell'ontologismo critico carabellesiano, a sua volta dipendente dal pensiero del Rosmini, dove coscienza non è semplicemente la coscienza morale, ma coscienza è il conoscere, il consapere, con il principio stesso dell'essere di coscienza. Ecco perché è esperienza anche del divino. Allora come si fa a confondere la mistica con la nulla dicenza? Come non riconoscere in quella via mistica anche la voce di un linguaggio che cerca autenticamente di proferire l'esperito, la cosa che si sperimenta, la verità che si offre e che pure non può essere esaurita dal nostro dire. Le meravigliose parole di Cusano nel De Ducta Ignoranza mi sono davanti. Per questo si poteva parlare di ascesi di coscienza nel pensiero rosminiano.
Per questo si poteva parlare di un'ascesi della coscienza, perché la vita mistica corrisponde al livello massimo della coscienza, e quindi questa parola mistica non si riferisce semplicemente all'atteggiamento del religioso, ma anche del religioso dentro l'esperienza sapiente. La vita mistica corrisponde al livello massimo della coscienza, e per elevarsi al quale occorre necessariamente il rinnegamento di sé, certo, ma non in vista di un rinnegamento in Dio del me. Il che è il ritrovamento massimo della mia esperienza nella relazione, sì, ma con il divino. Volete la verità? Ci aggiunga questo termine? Sicuramente contrario, questa esperienza dell'ascesi della coscienza, l'autodistruttivismo del misticismo da volgare, come l'ho chiamato, ma esperienza che diventa visione, visione dell'idea. Ecco perché nella scuola dove mi sono formato, mistico veniva chiamato Schopenhauer, tanto quanto Spinoza. È un sermo sapientiae. E qui prendo l'espressione da quella famosa distinzione che Bonaventura pone già nell'itinerarium tra il sermo scientiae e il sermo sapientiae. Bellissima questa espressione, no? In questo dottore serafico che è stato bollato come dottore dal gran cuore nella Aeterni Patris, in confronto al dottore dalla gran testa che era San Tommaso d'Aquino. Sempre per dirvi che certe accuse del misticismo venivano più che da chi si opponeva, veniva soprattutto da una certa teologia, anche canonicamente diremo sacrata. Questo dottore dal gran cuore nell'itinerarium mentis in Deum, che in verità dovrebbe essere messo in Deo per essere compreso, pone una distinzione tra sermo sapientiae e sermo scientiae. E il sermo scientiae lo sappiamo qual è. Ne facciamo esperienza quotidiana, ma il sermo sapientiae è altro. Il sermo sapientiae è il linguaggio che equivale a percorrere linee di un pensiero, di un cammino, di un itinerario che non può non tenere conto dell'esperienza sofica e relazionale insieme, che non può non tener conto di un'esperienza dove siamo chiamati a fare esperienza del mondo, che è l'altro, e in questa esperienza dell'altro essere condotti a cogliere il senso, condotti a cogliere la natura del vero. Allora si comprende che sermo sapientiae implica la possibilità che ha solo il linguaggio e solo l'arte di cogliere anche la religione. Permettetemi di fare questa citazione di linguaggio, arte, religione, dove sotto potreste vedere il tema del genio schopenhaueriano. Ecco perché mistico Schopenhauer. Linguaggio, l'arte, la religione non sono altro che una possibile via espressiva, una unica via di profonda esperienza della coscienza che si identifica immediatamente con ciò che parla in questa esperienza, che non è tanto il soggetto quanto la verità medesima. Ecco il legame che la via mistica manifesta, il legame inscindibile tra il me parlante, cioè tra il me che presto voce ad un chi parlante. Ora a me pare che questa questione relativa al linguaggio metaforico nel pensiero mistico equivalga a dire anche al linguaggio metaforico a cui appartiene e deve appartenere il discorso filosofico. Se esso è espressione dell'attenzione verso la Sofia, se esso è proposta di una via preliminare per introdurci al discorso sul vero, allora sermo sapientiae è uguale proprio a linguaggio della filosofia. Ma io so che questo vi provocherà qualche problema nel dirmi: ma allora fare filosofia vuol dire fare mistica? Se comprendete con quel termine mistica, io intendo dire
il darsi dell'idea, penso che lo possiate accettare meglio. L'espressione di La Sermo Sapienza, insomma, l'inequivocabile richiamo compiersi dell'ineffabile parola di senso, è il linguaggio dell'inaudito, è la comunicazione del senso e del significato profondo del reale, ma di tutto il reale, non di un nuovo reale, del mondo, è la manifestazione dell'udibile e dell'inudibile. Il Sermo Sapienza richiede l'estraneazione, non richiede estraneazione dal mondo, ma paradossalmente più adesione al mondo. Ecco il perché della metafora. Più penetrazione, anche questa penetrazione del senso è guidata poi dal senso stesso, dal vero stesso. E io lo so che questo, veramente, guardate, mi trovo a disagio, perché questi discorsi solitamente mi guadagnano la fama di persona che fa le omelie oppure che fa letteratura, specie dentro il mio dipartimento. Però non posso non dire questa che sento come un'esperienza intessuta nella storia del pensiero dell'Occidente, laddove il pensiero dell'Occidente si è ancorato a questa darsi del vero come forma a cui il filosofo deve aprirsi, non che deve definire. Il Sermo Sapienzie, che è il linguaggio del mistico, allora è il linguaggio che deve tacitare e mettere in silenzio che cosa? Come vi ho detto prima, la banalità della semplificazione, l'astrattezza di una spiegazione. Deve far spazio alla comprensione del mondo, ma per far spazio alla comprensione del mondo ha bisogno di interrompere il banale, ha bisogno di interrompere nel banale la banalità e riempire il banale di senso, trovare un'altra forma del linguaggio, trovare un'altra forma del dire, un altro alfabeto dove venga silenziato il superfluo, dove la metafora sia altra forma che apre all'altro, dove il silenzio sia sì vero, ma di tutto quello che appunto è niente. Luogo del silenzio, certo, il linguaggio sapiente, ma non perché ci esonera dal parlare, ma perché ci consola con il tacitare ciò che non conta. Vedete, se leggo alcuni testi della tradizione a cui faccio riferimento, mettete un Anselmo come un Bonaventura, all'inizio del proslogion Sant'Anselmo invita l'omuncio, l'omicciuolo, a azzittire le vane cogitaciones. E San Bonaventura al contempo, ad inizio dell'itinerario, mi invita il lettore a allontanarsi dalla vana loquacitas. Quasi diventa il richiamo al silenzio, il richiamo al silenziare le vane cogitationes, la vana loquacitas, quasi una funzione preliminare perché risuoni appunto quell'eco del vero che si mostra per Bonaventura extra sé, in sé e supra sé. Dove c'è la vera relazione, il vero luogo perché si faccia udibile questa voce nel deserto. Ecco perché l'intuizione, l'emozione, la partecipazione sono gli spazi della comprensione, sono gli spazi concreti della comprensione e non possono fare a meno della metafora. Perché la metafora, appunto, è questa parola rinnovata, è questa parola riattualizzata, è questa parola piegata ad altro e all'altro. Allora, e finisco quasi di dirvi queste cose, così lascio spazio a chi ha più cose importanti da dire. Il Sermo Sapienze di Bonaventura, per me totalmente questo linguaggio filosofico, è un richiamo al linguaggio filosofico, sorge nel ritrovamento intimo del sé, sorge in quel salto della coscienza, quando la parola salto, sapete che in greco si dice ascesi,
sorge in questo salto qualitativo della coscienza, nel senso pieno e ultimo, è il riconoscimento essenziale dell'altro e dell'alterità del totalmente altro che è Dio. Si ritrova il mondo, noi stessi, il linguaggio inaudito, è il livello della sapidità, è il luogo che ci conduce al linguaggio del vero, è il linguaggio raro, è tutto quello che volete, ma soprattutto è il linguaggio che ci costituisce in comunitarietà di esperienza, è il linguaggio che ci offre la possibilità di dire comunitariamente l'esperienza di questa verità, che è sì polimorfica, ma è vera in quanto consentita coscientemente, conscienti, noi che siamo conscientes di questa esperienza la possiamo dire, ridire e condividere. È questo quello che mi colpisce del linguaggio del mistico, la possibilità di essere più loquace che nel linguaggio del biologo. E permettetemi anche di essere un pochino azzardato e di dirvi, potete ritessere in queste riflessioni un pochino scombinate, scomposte, echi platonici, magari dello Ione e del Fedro? Potete ricomporre in queste riflessioni così sgangherate, ricordarvi quelle meravigliose pagine della quarta parte del Mondo come volontà e rappresentazione, dove viene ripresentata questo annullamento della volontà, che è condizione necessaria, questa noluntas, per elevarsi a quell'ascesi che è il darsi dell'idea del vero e certo Vangelo, come dice nel paragrafo 72 Schopenhauer, del vero e certo Vangelo che viene manifestato in quella trasfigurazione del mondo, in quella palinodia del mondo che gli rivedeva simbolizzata nella trasfigurazione raffaellesca dei Musei Vaticani. Non sentite riecheggiare questo appello a non farsi più abitatori di un mondo al di là, ma di un mondo che è qua, in quel misticismo zarathustriano che Nietzsche evocava con quell'ultimo canto del Sì e dell'Amen, dove diceva non ha mai nessuna donna con cui aver figli se non te, perché ti amo eternità, perché ti amo eternità. Non sentite la Gaia scienza, la scienza nuda, non completamente nuda, perché denuda le parole, e non sentite soprattutto questa necessità che Goethe metteva con una frase piena di significato nella visione dei colori: dove si fa, dove c'è più luce l'ombra si fa più nera, e noi viviamo nell'ombra nera delle parole, quella stessa ombra che in quella caverna richiedeva per forza il sole fuori. Questo è il nostro abitare la metafora, questo è l'abitare mistico della metafora, abitare il mondo non come se fosse una cosa inutile, ma come fosse l'unica ombra nera che necessita di una luce. Questo è la metafora e il mistico, questo è il rapporto tra la metafora e il mistico, è lo stesso rapporto che c'è tra la parola di senso e la verità per un filosofo. Almeno io credo, Permettetemi di chiudere questa vostra tortura e questi pensieri così svagati con un verso di Gongora, perché la telefonata di Giuseppe mi venne che ero proprio a Cordova, e la tomba di Gongora mi venne quasi pensato, ti dissi, ti ricordi, te lo faccio su Gongora, perché ero davanti alla tomba di Gongora. Un verso meraviglioso di Gongora, una sorta di inni sacri manzoniani dedicata alla nascita di Cristo, al Natale, dice così: Yasia, cioè giaceva, digo la noce, e nel silenzio maior una voz dieron los cielos, amor divino. Giaceva, digo, la notte, e nel silenzio maggiore una voce mi diedero i cieli, amor divino. Guardate che bella metafora costruita sulla notte, sulla luce, su una voce. Quel dico che va a sconfessare quella semplificazione brutale di croce.
giaceva la notte, cadeva la notte, dico, io poeta dico, e nel silenzio maggiore una voce, ma quel maior messo tra silenzio e una voce, questo aggettivo è per il silenzio o per la voce? È un silenzio più grande o è una più grande voce? Che dicono e che diedero i cieli, amor divino. Eccola che cos'è la parola pesa del mistico, ecco che cos'è la parola piena della vita vissuta. Ecco che cos'è, secondo me, filosofia. Ho fatto mezz'ora, credo. Grazie.